Prego, milady, si giri e noi cominciamo a mettere lo scotcio. Ma non i capelli! Ma tanto non tira, non ti preoccupare, questo scotcio fa più schifo di quello di... Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, siamo ancora con... Franci, Frankie, Frusso. Vabbè, non c'è bisogno che lo dici per ogni video, dai. No, siccome se dico Franci, Franci, comincia a divertirmi. Con Franci, con Franci, cambiamola così, da oggi in poi è Franci, basta. Siamo con un'applicazione, ovvero Obbligo Verità. Perché? Perché nello scorso video, quello del... quello della Bambagia Challenge, avevamo detto che se questo video raggiungeva un tot di mi piace avremmo fatto l'obbligo verità. Esatto. E quindi oggi ci ritroviamo qua a fare l'obbligo verità, appunto. E ora direi di cominciare il gioco perché non so quello che succederà in questo video. Allora, abbiamo tre impostazioni, cioè tre modalità di gioco: classico, festa o estremo. Io lascerei l'estremo per un altro video, perché se questo video piace magari lasceremo l'estremo per un altro video. E facciamo festa, cominciamo già col medio, va. 2, 6, pari miei comincia sempre lei. Quindi cominci tu, quindi scegli verità o obbligo. Ho detto verità poco fa. Va bene, verità, hai mai rubato qualcosa? Certo che sì. Specifica cosa, perché se no non ha senso lasciare nel dubbio chi ci sta seguendo. Cioè non è che... Ho rubato delle caramelle, ho buttato un telefono, ho rubato dentro una canna. C'avevo due canne, c'era un pezzo così, non c'avevo mica un chilo, Damn, son. Devo continuare? Dentro una casa? Sì. Benissimo. Devo continuare? Cazzo, sto con una criminale, me ne sto rendendo conto adesso. Passiamo avanti, tocca a me. Scelgo anch'io verità, perché giustamente dobbiamo cercare di andare a pari passo. Quindi cominciamo col soft, poi cerchiamo di andare più hot. Prego. Verità. Se dovessi trascorrere l'eternità con una persona presente in questa stanza, chi sarebbe? Beh, se dovessi trascorrere l'eternità preferirei solo trascorrerla con l'amico mio Bob Marley. Perché giustamente l'amico mio Bob Marley mi accompagnerà per il resto della mia vita. Volevi! Guarda che fascia! Era scontato che avrei detto. Francesca, dai. Facciamola continuare. Obbligo verità. Obbligo. Allora, racconta una barzelletta veramente terribile e assicurati che tutti quanti ridano. Vai, fammi ridere, signorina Francesca. Mi faccia ridere. Mi faccia ridere. Cosa? Che è? Meschino. Prego. Io lei aspetto. Intanto controllo che sta registrando. Cosa? Mi sta cercando, ragazzi. Allora, mi ha fatto ridere perché mi ha cercato di corrompere. No, non ha senso. Ha cercato di corrompermi. Mi fa ridi. Abbassa voce. Io metterò il volume al massimo. Poi si sentirà di merda. Però metterò farò sentire a lei. Ridi. Questa figura di passiamo avanti, tocca a me. Scelgo anch'io obbligo. Obbligo. Cammina in giro e fai la tua mia imitazione di Jim Carrey. Minchia, chi aspera un'imitazione di Jim Carrey? Ah, ragazzi, sono in pigiama, anzi mi metto senza ciabatte e farò l'imitazione di chi? Jim Carrey. Ah, vero? Mio bello, dimenticato. Allora, fammi ricordare un'imitazione. One eternity later. Che cazzo ne so devo fare? Devo fare quella di una settimana d'addio. Perché apposta? Apposta, l'ho fatta, raga, accontentatevi di questo. Allora, tocca a te, obbligo o verità? Obbligo. Allora, questo è un doppio obbligo, ragazzi. Lascia che il gruppo ti avvolga nella carta igienica come una mummia. Allora, no. Dobbiamo avvolgerla. No, non avvolgiamo perché giustamente è uno spreco. Però le avvolgiamo solo la testa. Non so se è doppio obbligo cosa voglia dire. Un attimo di pazienza, prenderò la carta igienica e le avvolgiamo la testa con la carta igienica. Allora, siccome la carta igienica abbiamo solo un rotolo e ci serve, perché più tardi dobbiamo uscire e andare a comprarla, abbiamo optato per lo scotch che è più... Non sulla bocca e non su io. No, lo metteremo attorno al volto, al voltaggio. E vedremo un po' come viene. Devo tagliare il cappello? Boh, penso di sì. Cioè... scusate per i capelli. Prego, milady, si giri e noi cominciamo a mettere lo scotch. Ma non i
i capelli. Ma tanto non tira, non ti preoccupare. Questo scotch fa più schifo di quello di... Ok, e farà giustamente tutto il video così. Lo lasciamo così. Ok. Ma non respiro. Respiri con la bocca. Perfetto, ragazzi. Mi ricorda l'Edward Cullen nel video di Wilbush. Vabbè, passiamo avanti e tocca adesso a me. Prego, scelgo obbligo, quindi clicca su obbligo. I'm sexy and I know. La prossima volta che devi scorreggiare dovrai farlo uscire a tutto volume. Non devo scorreggiare al momento, però se dovessi scorreggiare la farò sentire. Che cazzo di obbligo è? Cioè, vabbè, ok. Passiamo avanti, tocca a te, prego, milady. Obbligo o verità? Sì, sembri una scultura greca con naso all'insù come me, vedi? No, togliti questo rossetto nero perché gentilmente... ci siamo. Obbligo o verità? Verità. C'è una calcola. Ah, questi bug. Vabbè. Okay. Descrivi te stesso in 5 parole, prego. Testarda, ipocondriaca, gentile, coccolona. Poi? E scassaballe. Proprio... tutte vere ragazzi, confermo. Soprattutto l'ultima. Passiamo avanti, scelgo anch'io verità, quindi scelga, prego. Se dovessi scegliere un solo genere musicale da ascoltare per il resto della tua vita, quale sarebbe? Beh, semplice, il rap, cioè non è che... Ok. Ragazzi, qualcuno ha cominciato a fare dei lavori in casa e si sentirà probabilmente qualche... cioè il colpi di martello al muro, però... Allora, tocca a te, prego. Perché sei là sotto? Vicinati, cioè, non lo so. La prossima volta farlo direttamente nell'altra stanza, non l'ho capito. Allora, obbligo verità? Obbligo. Vabbè, obbligo. Allora, che fortuna. Puoi passare il prossimo obbligo che ricevi a qualsiasi persona in questa stanza. Porca puttana. A te. Giustamente, perché sono solo io, cioè non è che... Quindi il prossimo obbligo che dovrei fare lo dovrò fare io. Okay. Quindi, ora sicuramente sceglierà obbligo, però vabbè. Prego, tocca a me. Scelgo anch'io obbligo. Legga, prima che non sia qualcosa. Volevi scappare dall'obbligo? Ti ho beccato. Fai mo come una mucca ogni volta che vogliono i tuoi amici, fino alla fine del gioco. Come una mucca? Sì. Quindi devo muggire o devo fare... No, devo fare muu. Vabbè. Ora. 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 Va bene. Va bene. Che cazzo è? Va bene, obbligo verità. Obbligo. No, dai, verità, obbligo te lo consiglio più tardi. Va bene. Verità, se dovessi scegliere fra intelligenza ora. Se dovessi scegliere fra intelligenza o bellezza, quale sceglieresti? Intelligenza, perché se sono intelligente farò un lavoro che sarò ben pagata e posso diventare bella perché passerò la chirurgia. Giustamente, è la cosa più ovvia. Passiamo a me, scelgo anch'io verità stavolta. Ora. Hai mai avuto un sogno erotico? Minchia, una catastrofe, ragazzi. Veramente ne ho avuti pure brutti. E sinceramente non è il caso di raccontarli. Ad esempio, ieri mia madre mi ha mandato un messaggio. Mi ha detto: Francesca, ti sembra normale che io abbia fatto un sogno su di te erotico? Io ho detto: vabbè, mamma. Capita. Passiamo avanti, tocca a te, prego. Obbligo verità? Obbligo, ora. Ma... Allora, manda un messaggio al tuo papà chiedendo in prestito 50 euro e una mazza pesante. Siccome l'obbligo lo devo fare io, devo mandare il messaggio a mio padre, quindi lo manderò su WhatsApp perché non ci troviamo in Italia. Ora immagina, salvo! Aspetta, dov'è mio padre? Non lo trovo. Papà, dove sei? Dove sei? Faccio il messaggio vocale, perché lui non sa scrivere, raga. Mi servono 50 euro e una mazza pesante entro questa giornata, se possibile. Grazie. Allora, siccome non si collega quasi mai, probabilmente la sua risposta non l'avrete. Però se dovesse rispondere, comunque la metterò nel video. In fase di montaggio, stai cazzo ferma. In fase di montaggio metterò la sua risposta. Interrompo il me del passato per dirvi che mio padre poi ha risposto e questi sono i messaggi che ci siamo mandati. 50 euro mazza pesante. Al che io ho risposto così. In pratica avevo risposto col computer, solo che non so perché, ma l'audio, il microfono del computer non voleva funzionare con WhatsApp del computer, quindi ho dovuto poi registrare con Audacity a parte l'audio, rinviarlo, quindi
cioè dettagli, e lui mi ha risposto poi questo. Ecco, io ho dovuto poi registrare come dicevo appunto poco fa e io ho mandato questo. Mi era morto il telefono, ti dicevo mi serve una carta, una banconota da 50 euro perché è una mazza pesante perché devo fare un omicidio, capito? Poi lui mi ha risposto così. La mazza da pozzolare, 50 euro perché si è preso da fare un omicidio, a qua ammazzare. Io ho mandato questo. Mi servono perché poi devo fuggire, capito? Eventualmente tu mi copriresti. Diciamo che l'ho voluta più portare sullo scherzo. Se mando una copetta e te commuoio. Non mi metto qua a ammazzare, però. E se te lo dico poi diventi mio complice, un po' di essere. Al che lui mi ha risposto questo. E allora non ti mando niente. Forever alone, raga. Niente, raga. Poi ovviamente ho spiegato che è uno scherzo e che quindi automaticamente non c'era motivo di mandarmi questi 50 euro e nemmeno automaticamente l'ammazza. Quindi finisce qui la conversazione. Poi abbiamo parlato di altro, però non c'entra niente col video. Quindi proseguite col video e basta. E quindi proseguiamo col video e tocca a me, prego. Allora, obbligo verità? Quanti Siccome ho fatto già l'obbligo, scelgo verità. anni avevi quando hai iniziato a comprare alcol per conto tuo? Avevi bisogno di un documento falso? Aspetta. Allora, io ho cominciato a bere alcol all'età di 15 anni e no, non avevo bisogno di documenti perché comunque vendevo l'alcol tranquillamente, quindi. Ok, io scelgo obbligo. Obbligo per la signorina. Canta la sigla di uno show TV a tua scelta, quindi prego! A few moments later. Prego. Era Cos'era quello proprio? cantato. Man. Vabbè, raga. Passiamo avanti, tocca a me. Prego, scelgo obbligo. Dai, facciamo un po' di. Bacio un animale di peluche come se ti fossi preso una cotta. Alessandro! Te lo Prendilo. vado a prendere. Scusate, non faccio vedere come sono vestita. Si vede. Ciao, baby. So che sei cotto di me e io sono cotto di te, quindi andiamo. Qualcuno ha bussato? No. Possiamo darci la pazza gioia. Ancora lingua, già. Vabbè, io la lingua gli metto, che vuoi? Io ci metto subito la lingua. Passiamo avanti. Oh! Ok. Allora, tocca a te. Obbligo o verità? Obbligo. Recita l'alfabeto al contrario. Questa è bella, ragazzi. Questa è bella. Vai, prego. Signor vicino, può smettere per cortesia di battere il chiodo? Grazie. Batta qualcos'altro. Prego. Ciao, sta pensando pure all'alfabeto, ragazzi. Allora, Z, Y, X. Vabbè, dai, facciamola più facile, senza le lettere inglesi. Dai, dai, cerchiamo di essere più buoni, dai. È Natale. B, U, T, S, R, Q, P. Non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Passiamo avanti perché onestamente Non è questa facile. potrebbe durare anche mezz'ora questa cosa. Allora, tocca a me, scelgo obbligo, quindi prego. Fai il gorilla per un minuto, ora. Allora, gorilla, quindi? Sì. Ora. Aspetta, che stiamo facendo un gorilla. Ora. Ma fare confondere. Com'era il gorilla? Oh, va bene, Auri, dai. La contenta di questo è baffanculo, l'ho capito. Obbligo verità. Verità. Chi è il tuo migliore amico? Il mio migliore amico. Sì. Parabam bam bam bam. Ecco. Non è vero, il mio peluche. Ciao. Tocca a me, scelgo anch'io verità. Dai, passiamo avanti, ragazzi, perché veramente. Qual è il tuo soprannome più imbarazzante? Il mio soprannome? Allora, io ne ho diversi. Diversi.
tipo Tata Riaddu, che non mi piace. E poi che cosa? Sono siciliani, giustamente. Quando ti chiamano Salvatore. Poi. Salvatore è il mio nome, però non mi piace quando mi chiamano Salvatore. È una cosa che ho sempre odiato e che odierò sempre. Così come quando mi chiamano Totò. L'ho sempre odiato, raga. È un'abbreviazione e non mi piace. Non fa per me, non è cosa mia. Comunque, Tata Riaddu, Torello e Torello. Diciamo, sono questi perché sono del segno del toro, quindi Torello. Non so il perché. Il mio piccolo Torello. Verità. Qual è il tuo più grande difetto? Pure pensare. Volere tutto e subito. Minchia, finalmente l'ho ammesso. L'ho ammesso. Alleluia. Ok, passiamo avanti. Tocca a me, scelgo obbligo. Ora. Annusa l'alito di tutti quanti nella stanza. Dice chi ha il tuo peggiore. Descrivi di cosa so. Vabbè, quindi solo di lei. Ora l'avete detto poco fa. Vabbè, poco fa tipo 3 ore fa, dai. Oh, più te. Ho fumato poco fa. Non vuol dire niente, poi puzza di me. Dai, tu puzzi di me. Madonna. È brutto, raga. È brutto, però ormai ci sono abituato. Poi dovete evitarlo. No. Fa puzza di denti marci. E sotto come si chiama, da. Vabbè, passiamo avanti. Fa odore di denti fradici, raga. È indescrivibile la cosa. Però ormai ci sono abituato, lo sopporto da 5 anni. E l'amo anche con i suoi difetti, quindi pazienza. Passiamo avanti, obbligo o verità? Grufola come un maiale. Che significa? È il verso del maiale. Ora? Che nella vecchia fattoria. Andiamo avanti. Passiamo avanti. Cioè, direi che è il caso di concludere qua il video. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividetelo e arriviamo a un altro tot di mi piace, come nello scorso video, per fare la modalità hardcore, quella difficile, cioè non difficile, quella più spinta, diciamo, che questa di qua era troppo non mi piace, troppo. Condividetelo con i vostri amici, fatemi sapere la vostra, cioè la vostra, nel senso, commentate se vi è piaciuto, fatemi sapere quello che pensate, che ne pensate. E per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! I pompieri!